Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium e questa è l'ultima puntata che vi mostrerò su come riparare le parti danneggiate di una foto utilizzando lo strumento timbro clone. In pratica è questo qui che vedete qui su questa sinistra. Come funziona? Allora, innanzitutto dobbiamo selezionare l'area che vogliamo utilizzare per clonare e appoggiarla sulla parte danneggiata. Quindi premendo il tasto Alt ci posizioniamo su una parte abbastanza distante dalla parte da riparare. Premiamo il tasto sinistro del mouse e confermiamo. A questo punto dobbiamo dare un livello di opacità non troppo elevata. Possiamo lavorare dai 40 ai 60%. Ok, utilizziamo 40 giusto per fare una prova. Ingrandiamo. Usiamo una grandezza di pennello un po' più piccolo, quindi proviamo con un 15. Ecco, e vediamo come va. Se vedete, sta rigenerando la zona. Le modifiche le vedete effettuate un po' alla volta. Questo è dovuto anche al livello di opacità che gli ho dato, ma è meglio così perché in questo modo abbiamo un effetto più reale della riparazione che stiamo effettuando, perché se lo mettete al 100% vi farà praticamente un copia e incolla di pixel adiacenti. Invece in questo modo possiamo avere un effetto, diciamo, più reale. La cosa è un po' lunga da fare, quindi armatevi, diciamo, di pazienza. Ok, allargatevi anche un pochettino, ok. E voilà, la foto è finita. Adesso, come ultima cosa, potremo applicare una regolazione sull'esposizione dell'immagine. Portiamola ad 1. Ecco qui. Eccola qua. Visualizza, adatta allo schermo. Ecco qua. Potrebbe anche andare così. Adesso abbiamo risolto tutto quello che era il danno dovuto all'acido. Per camuffare un po' di più il difetto, ah, ma qui c'è un'altra cosa, qui l'avevo dimenticato, quindi ok, penso che non c'è nient'altro, no? A posto, quindi adatto lo schermo. A posto, esposizione fatta, va benissimo. Potremmo fare anche questo colore e dargli anche un bel effetto seppia, se ci abbiamo. Ecco qui, volendo potremmo fare anche così. Tanto ormai la foto è stata fatta, possiamo realizzare tutti gli effetti che vogliamo. Allora, a questo punto il lavoro è finito, vi ho mostrato come utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Adobe per riparare le immagini, le foto che vengono danneggiate anche dal tempo. Ricordatevi che all'inizio la foto era così e con questo sistema siamo riusciti a eliminare tutto quello che era danneggiato. Vi lascio comunque a voi di nuovo una buona giornata, ricordatevi di
mettere un bel like, di condividere questo video, di iscrivervi a questo canale e di invitare anche i vostri amici a iscrivervi al mio canale. Più ne siamo, meglio è. Buona giornata, arrivederci.